Adachi, guarda un po', ciao! Ah! Oh, sei tu, ora sono occupato. Lavorando sodo dovrei riuscire a liberarmi. Ora torno alle indagini però. Inizio con le casalinghe, poi... Adachi sembra occupato, torna a parlargli di sera. Ciao Yukiko. Oh, ciao Star-kun. Sembra che Yukiko non abbia da fare, visto che Hypixil non è ancora pronto a rafforzarsi? Davvero? Il pomeriggio con Yukiko? Facciamo di no allora. Però c'è Yumi, volendo. Però c'è anche Yosuke. Yosuke? Dai che è da un po' che non usciamo, su. Ehi, hey, Star! Se sei libero, ti va di andare a fare qualcosa. Yosuke vuole andare da qualche parte, si rafforzerà presto. Hai ragione, scusami. No, è colpa mia, c'hai ragione. Devo prendere prima la persona. Senti che il legame si rafforzerà. Vuoi passare il pomeriggio con Yosuke? Sì. Non sei! Ottimo, muoviamoci allora. Yosuke sembra felice. Wow, nella tua stanza, Yosuke si è praticamente autoinvitato. Vabbè. Ah, piuttosto pulita. Allora, dove tieni la mercanzia? Sotto il futon? Naturalmente. Perché lo dici con quel tono così solenne? Comunque, ci butterò un occhio appena andrai in bagno o fare altro. Scoprirò i tuoi gusti imbarazzanti. Yosuke sembra parecchio divertito. Allora, hai mai invitato una ragazza qui? Lo farò presto, tranquillo. Magica. Sul serio, mi stai dicendo che hai puntato qualcuna? Yosuke è agitato. Sei di sopra? Hai visto la circolare da qualche parte? Nanako è in casa, falla entrare. Ciao. Nanako-chan, sei libera oggi? No, devo andare a casa di Takeyoshi-kun con Miwa-chan e Yo-chan. A casa di un ragazzo. Takeyoshi-kun è il mio vicino di banco. Devo consegnargli la circolare. Miwa-chan vuole accompagnarmi perché gli piace Takeyoshi-kun. Perché gli piace? Cavoli, i bambini di oggi sono precoci. Beh, anche la mia prima cotta è stata alle elementari. Sono sempre stato in anticipo sui tempi. Ma ehi, nella mia vita di adesso non c'è spazio per certe cose. Non è il momento giusto. Ho delle questioni in sospeso da sbrigare prima che possa accadere. Dei compiti a casa. Adoro che ci sia un personaggio così innocente come Nanako in questa storia, veramente. No, beh, diciamo di sì. Sei proprio sveglia, Nanako-chan. Evviva. Nanako è uscita per andare a casa del suo amico. Nanako-chan gli ha chiamato i compiti a casa. A sciuffare il killer, porre fine agli omicidi, riportare la pace in città. Solo noi possiamo farlo, eh. Vediamo di tenere duro, conto su di te. Determinazione di Yusuke prende sopravvento. Percepisci la sua fiducia. Eh beh, certo. Vediamo. Rango 5. L'affinità di Yosuke è salita, il mago è migliorato, la determinazione si è rafforzata, può curare le alterazioni gravi in battaglia. Oh, ti è arrivato l'avviso, quello dell'iscrizione all'associazione dei giovani. Eh? Parlavano di mettere su un qualche tipo di evento per rilanciare l'economia. Anche il Jun si è coinvolto, e infatti stanno cercando di tirarmi in ballo. Non ho tempo da perdere, gli ho detto che ero occupato, ma non mi mollano. Che me ne frega dell'associazione dei giovani o di rilanciare l'economia? Yosuke sospira. Forza, è ora di dare una sbirciatina sotto il futon. Hai discusso di diversi argomenti con Yosuke. Si è fatto buio, così hai salutato Yosuke. E siamo già a casa, incredibilmente. Bentornato, ma ero sempre stato qua, Nanako. A proposito, l'altra volta c'era il cibo, però non l'abbiamo più toccato. Hai aperto il frigo, c'è una bottiglia di latte scaduto, ma... aumenterebbe il coraggio, eh. E c'è Adachi, perfetto, allora, calmi tutti. Ah, c'è anche Yo, ciao. Ma non ho tempo per te, scusami. Ok, passiamo del tempo con lui. Ah, che coincidenza. Cosa ci fai in giro a quest'ora? Guarda che pericoloso, torna a casa. Sembra che Adachi stia tornando a casa dal lavoro, visto che possiede di Takemikama potrebbe aumentare. Senti che il rapporto con Adachi si rafforzerà. Vuoi passare la serata con Adachi? Va bene. Devi avere un bel po' di tempo libero. Dojima-san non te la farà passare liscia. Adachi sorride maliziosamente. Finché tu non glielo dici, io non glielo dico. Area commerciale da Suzaki Daigaku. Lo sapevo, i negozi chiudono troppo presto da queste parti. Uscendo prima dal lavoro ho pensato che magari avrei potuto prepararmi qualcosa, ma poi è passata la voglia. Cosa dovrei fare? A caso quintali di quel nimono? Tao-chan, come va? Lavori sempre più in un poscio? Oh, salve, sì, ho appena finito. Ah, hai già cenato, sei giovane, devi mangiare. Beh, vuoi venire da me? Ti preparo il tuo piatto preferito, il nimono. Oggi devo... Sì, ecco, ho promesso a questo ragazzo che l'avrei cenato con lui.
È il nipote del mio capo, non posso dire di no. Sarà per la prossima volta. Oh, che peccato. Beh, alla prossima allora, buonanotte. Allora ci facciamo offrire la cena stasera, dai. Riesce sempre a prosciugarmi la voglia di vivere. Hai idea di quanto sarebbe imbarazzante cenare da solo con lei? Neanche mi piace il suo nimono. La radice di lotto che usa è troppo dura. Scusa, ti ho tirato in mezzo. Se non fossi stato per te a quest'ora sarei fritto. Perché non andiamo davvero allora a mangiare? Da Dojima-san? Beh, è un'offerta generosa. Adachi ti guarda sorpreso. Però Dojima-san è ancora al lavoro, no? Dunque saremo solo noi due. Non sarebbe un po' strano? Sono bravo a cucinare io. Sul serio, mi stai invitando? Non pensi che sarebbe imbarazzante? Adachi ti guarda come se fosse una bestia rara. Beh, sono proprio curioso di vedere come te la cavi in cucina. Quando andavo al liceo l'idea di cucinare non mi passava neanche per l'anticamera del cervello. Che tipo di studente eri? Non facevo altro che studiare. Era una buona scuola in cui i voti avevano una grande importanza. Per me non era un problema comunque. Si raccoglie quello che si semina in fin dei conti, lo sanno tutti. E anche ai miei genitori importava soltanto che prendessi buoni voti. Ma è qualcosa che può bastare finché sei studente. È duro avere un lavoro. Certo, tra colleghi ci si mette bastoni tra le ruote a vicenda. Si scaricano le responsabilità sugli altri. Essere adulti è dura. Adachi sorride con aria stanca. Però direi che ultimamente inizio a divertirmi. È bello sapere che c'è qualcosa in cui sono davvero capace. È imbarazzante. Sembra che Adachi si stia dando da fare per risolvere il caso. Senti di conoscere Adachi un po' meglio ora. Pochino. Poco poco. Toro Adachi. L'affinità sociale di Toro è aumentata, giullare è migliorato. Ah, ma noi stavamo parlando di cenare. Scusa, ma non oggi, magari la prossima volta. Bene. Mi fermerò da qualche parte sulla strada del ritorno. Tu affrettati a tornare a casa. Saluti Adachi e sei tornato a casa. Oggi le lezioni sono finite, Kanji si riprenda. Allora, club sportivo, Yumi, Chie. Ma non starei neanche a guardare chi altro c'è. Però... controlliamo se Marina non c'è, peccato. Vuol dire che probabilmente il suo evento è tra un po'. Il Maputofu, il coraggio. Se stasera non c'è nessuno, entriamo qui. Yukiko, ciao. Il problema è che per qualche ragione lei ci manca qualcosa e non riusciamo ad aumentarla. Si rafforzerà presto. Vuoi passare il tempo con Chie? Certo. Ti va se ci alleniamo allora? Chie sembra felice. Ancora. Cinese Aya, hai finito per allenarti con Chi e hai deciso di venire qui. Un bel Nikudon o un piatto misto? Che scelta difficile. Smettila. Silenzio, idiota. Sì, chiudi il becco, sappiamo tutti che è ora di tirare fuori la grana. Che cosa? Tutto qui. Che cosa? Tutto qui. Piantala e prenderci per il culo. Questa voce non può essere. Andiamo, Starkun. Ah, è il ragazzino... Takeshi! Ehi, c'è qualcuno! Ma c'è sempre il protagonista di Future Diary, sia con questi, sia con la troupe televisiva di Yukiko. Madonna mia, sei ovunque! Non importa, già che ci siamo prendiamo anche loro. Questo significa avere 1000 yen. Questo sfigato aveva solo 1000 yen. Cie! Ehi! Che fai? Scappi, ti nascondi dietro una ragazza, eh? Stai bene? Sto bene. Sei sempre stata brava in questo genere di cose. Mi hanno rubato i soldi, mi aiuti a riprenderli, vero? Beh, questo sì che mi fa arrabbiare. Ehi, codardi, vi mettete in tanti contro uno solo, dovreste vergognarvi. Dagli una lezione per me. Ah, wow, ha fatto in fretta. Gli tiro un calcio in faccia. Forza, che vi prende? Diamoci dentro. Eh? Che vuole questa stronza? Chi ti credi di essere? Non ho problemi a picchiare una ragazza, ti facciamo a pezzi. La provocazione di Chie fa infuriare i teppisti. Le cose si mettono male. Affrontali personalmente. Eh? Starkun! Chie sembra scontenta. Eh beh, che rottura di coglioni. Ehi, il tipo che è scappato potrebbe chiamare gli sbirri. Fanculo, andiamo. Ehi, aspettate, fermi. Ma che cavolo, sono scappati appena sei intervenuto. Perché l'hai fatto? Che c'è? Credevi che non avessi speranze? Avrei potuto affrontarli anche da sola. Scusa, ho caricato a testa bassa e ti ho messo in difficoltà. Ci sono abituato, nessun problema. Arigato. Grazie.
Ci sembra dispiaciuta. Hai ragione, sai, non sono sola, devo ricordarmela. È sempre così, si impegnano tutti al massimo, poi inizio a credere che sia tutto sulle mie spalle, di dover dare di più. Ho paura che un giorno causerò altri problemi, proprio come ho fatto oggi. Che stupida. Sembra che Cie si sia pentita delle sue manie di protagonismo. Percepisci la calma passione di Cie. Siamo a rango 7, giusto? 3 ranghi. O meglio, 2 e... beh, sappiamo tutti cosa succederà. Affinità sociale di Cie Satonaka ha raggiunto il livello 7. Il potere di creare persone arcano carro è migliorato. La determinazione si è rafforzata. Sopravvivere a un colpo mortale in battaglia. Il tuo alleato riuscirà a sopravvivere a un colpo mortale in battaglia. Starkun, grazie. Lascia stare. Devo impegnarmi di più, Cosa mi deprimo a fare? Ci penserò ancora un po', anche se non sono molto sveglia. Ma no. Hai fatto un po' di strada insieme a lei. Patata lei. Oh no. Oh, eccoti. Oggi sono andata a fare compere, il frigo è pieno di cose da mangiare. Cavolo, se mi prendo cura dell'orto, quanto manca? Un giorno. Allora, dipende tutto un attimo da questo. Facciamo da mangiare. Se vediamo che quello che facciamo piace anche a Yukiko, va bene. Se non le dovesse piacere, torniamo indietro nel tempo, facciamo le piante, visto che non possiamo uscire. Vuoi preparare il pranzo? Sì. Nessuno mi farà i complimenti per il mio pranzo. Sorprendentemente, il bento di yakiniku. Hai deciso di preparare il bento di yakiniku. Buono lo yakiniku, madonna mia. Hai finito il sale. Cosa fai? La cosa più ovvia. Metto la salsa di soia. È anche abbastanza salata di suo. Ha un aspetto delizioso. Hai ottenuto il bento con yakiniku alla soia. Maronna, tutto è buono. Tutto buono. Madonna mia, che fame che mi è salita. Pausa pranzo. Oggi ti sei portato il pranzo. Vuoi mangiare con qualcuno? Quale persona vuoi invitare? Allora, è facile. A Cie piace la carne. Chi non conosce gli yakiniku potrebbe andare su chiunque. Però io devo provare con Yukiko. Lo so che il piatto in sé va benissimo per Cie, ma dobbiamo provare Yukiko. Non sono sicuro le piacerà. Per niente. Sul tetto del liceo. Hai pranzato con Yukiko. Avete condiviso il bento di yakiniku alla soia. Oh, lei è delizioso. L'hai preparato da solo, Starkun. Il gusto è eccellente, la presentazione è ottima. Ti piacerebbe venire a lavorare come cuoco da noi? Ovviamente scherzo, però se volessi farlo sul serio saresti il benvenuto. Senti che il vostro legame si rafforzerà presto. Che è esattamente quello che speravo. Effettivamente è stata una buona scelta, anche perché Yukiko voleva farci provare il suo di bento. Ho dato per scontato che farli provare il nostro sarebbe servito a qualcosa. Gli amici del club sportivo. Yukiko è qua e vediamo se la nostra amicizia è a posto. Si rafforzerà presto. Vuoi passare il pomeriggio con Yukiko? Certo. Ok. Che bello. Oh, di nuovo qui, reparto alimentari. Yukiko ti ha portato qui. Mi sono fatta una lista, per cui non dovremmo metterci tanto. Sei già migliorata? Lo spero. Yukiko ti sorride timidamente. Oh. Sto studiando le cose più basilari, ma i risultati non sono esattamente in linea con quelli del libro, pur seguendo a menadito le istruzioni. Continua a fare pratica, allora. È la cosa migliore. Sì, la pratica rende perfetti. Che senso ha se non lo faccio da sola? In cucina alla pensione mi aiutano sempre. Da prima si limitavano a darmi consigli, poi, vedendomi in difficoltà, finiscono per levarmi il coltello. Così facendo, anche se i piatti vengono alla perfezione, non è comunque farina del mio sacco. Dico loro di lasciarmi in pace, ma restano comunque lì a guardare. Perché tutta questa preoccupazione per la mia cucina? Metti che scateni un incendio, perché tengono a te, giustamente. Tengono a me? Lo pensi davvero? Yukiko sembra stupita ma felice. L'altro giorno il capocuoco mi ha preso il coltello gridando «Non riesco a guardarti!» e ha finito il piatto. La cameriera è intervenuta dicendo «Yukiko vuole finire il piatto da sola anche se le viene male!» In un attimo sono partiti i pettegolezzi. Sta cucinando per un ragazzo che le piace. I miei anni sono stati coinvolti e da lì è esplosa la bomba. Che buffo, eh? Ma forse non era del tutto falso. Riassaggia il mio cibo, ok?
Questa ci sta provando spudoratamente. Lei è più madonna cara, più subdola di Cie. Cie è totalmente fuori dal suo mondo. Lei invece proprio striscia, ci serve, ci arriva dietro la schiena proprio. Dai, assaggia la mia roba. Però sempre in modo carino, parliamone. È comunque una signorina tutta d'un pezzo. Yukiko è arrossita, percepisci un vago interesse amoroso da parte sua. Vago. Lei mi ricorda molto Yoshizawa, perché anche lei è bella, composta, tutta, eh? E poi si scatena all'improvviso. Effettivamente, papessa è migliorata, anche la sua persona. Vediamo, Amrita. Amrita che cos'è che era? Cura tutte le alterazioni. Eh beh, al posto di me Patra, per il momento è ottimo. Ah, già, le compere. Ha aiutato Yukiko con le sue compere e siete tornati a casa assieme. Oh. Ti prego, fa che non ci sia. Merda. Oh, eccoti. Hanno portato una cosa per te, l'ho messa sul tavolo. È il pacchetto scarpe Adios che hai acquistato durante la televendita. Hai ottenuto scarpe Adios e cibo snellente. Inoltre hai ricevuto in regalo uno sticker premio. The fuck? Uno sticker premio. Spediscine 3 per avere un premio. Oh, va bene. Oh, giusto, le piante. Così aumentiamo un po' la nostra amicizia. Giusto, è quasi ora del raccolto, eh. Va bene, ti darò una mano. Ah, voglio raccoglierle anch'io. Ah. Mamma mia. Sono uscite proprio bene. Sembrano buone, sul serio, è un gran bel raccolto. Le verdure sono pronte, raccogliamole, fratellone. Belle verdure. Hai visto cosa si ottiene con l'impegno? Rifacciamolo, fratellone. Hai raccolto 3 pomodori sprint. Cazzo, se sono gratuiti e ne vale la pena. Ah, voglia, abbondiamo di pomodori da qui a fine gioco. Dore? Piantate germogli, eh? Era da un po' che non facevo una cosa simile. Hai piantato piantina di pomodoro. È emozionante vederle crescere. Mm-hmm. Spero che ne crescano un sacco. Oh. Ehi, Star, sto portando Nanna col Junes. Vuoi farci compagnia? Ma sì. Bene, dai. Evviva! Al reparto alimentare del Junes. Sei venuta a fare compere con Nanna e Dojima. Every day I like Junes. Junes. Si sta divertendo. Cos'hai visto? Vuoi qualcosa, fratellone? Prendi quello che preferisci, ma cerca di fare in fretta. Hai deciso di comprare una cosa che ha attirato la tua attenzione. Hai visto Pappa Reale. Papà, devo andare in bagno. Va bene. Io accompagno Nanna col bagno, tu aspettaci qui con la spesa. Papà, devo pisciare. Yukiko? Madonna, vedici e Yukiko a pochi passi. Sembra che non ti abbiano visto, senti la loro conversazione. Caspita, il kimono ti sta benissimo, Yukiko. È perfetto con i capelli neri e lunghi. È come se messi insieme questi dettagli aggiungano un tocco speciale. Ecco perché i ragazzi ti sbavano dietro. Ehi, non esagerare. Anche tu hai tanti pregi che piacciono molto a molte alle persone, Cie. Davvero, tipo? Fai dei salti pazzeschi. Oh. E mangi praticamente tutto. Oh. Perché quella faccia? È una cosa che ti invidio tantissimo. Cie è corsa via. Yukiko la segue. Oh no. Aspetti che Nanako e Dojima tornino. Poi tutti e tre tornate allegramente a casa. Scappa. Per oggi le lezioni sono finite. Piove. Se non c'è nessuno, io direi che è il momento giusto per andare a mangiare da Aya. Se non c'è nessuno. Yosuke non c'è. Cie di sicuro non c'è. C'è Yumi però. Potrebbe essere una scelta. Beh, Yumi mi aumenterebbe la dialettica, il che non mi farebbe schifo di sicuro. Aspetta. Però aspetta. Dovrei venirci di sera per gli sconti. Ok, da lui ci dobbiamo venire stasera. Vediamo le scarpine che abbiamo preso per Cie. 110,82. Imitazione economica di un modello ben più polare. Però 3 di agilità, mica male. Quando piove non c'è praticamente nessuno, neanche giustamente quelli del club sportivo. Però lei c'è e non abbiamo di meglio da fare. Va bene, passiamo del tempo con lei. Oh, Star-kun. Oh, oggi ci sono le prove. Verrai? Visto che possiedi Fenice, si rafforzerà presto. Prove di teatro, certo.
Capisco. Stai lavorando sodo, eh? Yumi abbozza un sorriso. Scusa, ma dovrei andare alle prove da solo. Devo andare in un posto. Magari faccio un salto se riesco. Poverina. Il club di teatro del liceo Yasogami. Hai partecipato agli esercizi di recitazione. Ti sei dedicato con impegno all'espressione di svariate emozioni. La tua dialettica è aumentata. Yumi non c'è. La vicepresidente sta provando la parte da protagonista che, in teoria, Yumi dovrebbe recitare alla competizione scolastica. Yumi sarà andata all'ospedale? Ha deciso di passare dall'ospedale una volta finite le prove. Eh sì. In un corridoio dell'ospedale municipale di Inaba, Yumi è seduta qui con un'espressione cupa. Star-kun, che ci fai qui? Ero solo di passaggio. Poco. Casa tua è dall'altra parte. Cavoli. Yumi sembra più contenta. Mi dispiace, sei qui perché non mi sono fatta vedere le prove, vero? Mia madre è svenuta. Lavora dall'alba al tramonto e subito dopo ogni giorno viene qui a trovarlo. Il dottore dice che è accaduto per un eccesso di spossatezza. Presto la dimetteranno, ma... si sta sforzando troppo. Che stupida. Deve essere stata dura. È così. Nulla ha più importanza. Ora dovrò prendermi cura di mia madre, come lei ha fatto con lui. Se non rinuncio al club di teatro e non mi metto a lavorare, mia madre finirà per ammazzarsi di lavoro ancora una volta. Rinuncerò al mio ruolo da protagonista. Avevo memorizzato ogni battuta, riempito il copione di appunti. Mi sono dedicata anima e corpo alle prove. Ma è tutto inutile ormai. Non me ne va bene una. Ed è tutta colpa dei miei genitori. Sono solo un peso, tutti e due. Beh, invece dovresti prenderti cura anche di te stessa, bella. Grazie. Non sembravi un tipo molto affidabile quando ci siamo incontrati. E invece, sai, sei piuttosto gentile dopo tutto. Yumi sorride e sembra sollevata. Scusa se mi sono lamentata così. Tu in fondo non c'entri niente con quello che mi sta succedendo. E invece sì. Cioè, o meglio, no, però è la cosa migliore, cioè scusami detto così. Sembra che proprio gliela stai buttando a lei e basta. Abbiamo fatto 30, facciamo 31. Intendi questo? Beh, è bello sentirtelo dire. Yumi arrossisce. Madonna mia, sembra che tu sia riuscita a dare sostegno a Yumi nel momento del bisogno. Senti che il tuo legame con Yumi si è leggermente rafforzato. Yumi Ozawa. Livello 5 solo è migliorato. Ora vado a trovare mia madre, ci vediamo a scuola. Yumi si è allontanata con aria triste e ha deciso di tornare a casa. Spero che piova e che Dojima non ci sia. Per favore, per favore, per favore. Bentornato. Ok, lo so Nanako, c'hai ragione anche tu. Ok, l'amico qui è ancora sveglio. Ecco un'eccezione, ti farò uno sconto stasera. Grazie, sono venuto apposta, pensa un po'. Allora, prendiamoci la Zweihander per noi, che sono 30 punti in più, mica male. Vuoi equipaggiarla? Certo. Vuoi vendere l'Ai Katana? Certo. Questi glieli diamo assolutamente perché sono un bel boost. E vendiamo quelli avvelenati. Per CIE questi 108,90. 92,92. Però questi aumentano la forza. Va bene, il 10% su 90 non è male, dai. Ci possiamo tentare. Poi CIE ha le statistiche migliorate sulla precisione, quindi. Mentre lei... però per 5 punti quello ci dà 3 di magia in più. Che alla fine Yukiko è più magica che d'attacco, quindi va bene quello che abbiamo preso dalla signora. Ecco, invece a livello di difesa qualcosa in più, sai, dovremmo prenderla. Resiste alla furia. Non è granché, però 114 di difesa al posto di 34. E anche per le ragazze vai con nuovi oggetti. Purtroppo gli equipaggiamenti sono quello che ti smena via un sacco di soldi. Per fortuna abbiamo farmato un bel po'. Bracciale Feng Shui, tutte le statistiche di uno, potrebbe non essere male. D'altronde io ho aumentato la forza, ma se aumento tutte le statistiche è meglio. Dai, lo prendiamo. Ma solo per noi, per gli altri gli lasciamo quello che evitano il loro, diciamo, elemento. E basta così, abbiamo speso un sacco di soldi. È vero, aumentiamo un sacco lo studio oggi, perché piove e abbiamo letto il libro. E vabbè, studiamo a questo punto, vai. Potevo anche leggere, per carità, è vero, però hai deciso di studiare.
La tua statistica di conoscenza è aumentata. Visto che hai finito di leggere Super Apprendimento, sei riuscito a studiare meglio. Conoscenza aumentata. Basta? Solo per quello? Ma stava anche piovendo, scusami. Non ho preso il bonus per la pioggia. Ale! La pioggia non accenna a placarsi stamattina. Yosuke non c'è, ovviamente. La squadra qui non può. Yumi non c'è. Chie non c'è perché piove. E Yukiko, tantomeno. Mangiato da Aya, studiato in biblioteca, dritto a casa, studiato in biblioteca. Mangiato da Aya. Aya è la... anche la volpe, però... Abbiamo Aya, sfruttiamolo. Non penso che Adachi ci sia oggi. Dai, sperando che... Dannazione. Il coraggio aumenti. Comprensione aumentata, coraggio aumentato, diligenza aumentata, ma non abbastanza. Grazie alla preferenza accordata, anche mia figlia è molto felice. Ho sentito che a scuola sei popolare, sembri proprio giovanotto in gamba. Mia figlia è appena uscita per le consegne, quando torna le dico che sei passato. Dopo aver mangiato sei tornato a casa. Oh, eccoti. Quanto manca le piante? 3 giorni. Non penso che uscire con la pioggia sia una buona idea, quindi andiamo di sopra. Tanto Dojima non ci parla perché abbiamo bisogno di comprensione, diligenza, quelle cose là. Cosa abbiamo da leggere? Potrei leggere il libro. E almeno aumentiamo il coraggio, visto che piove aumenteremo anche la dialettica. No, la diligenza forse. Hai letto col libro con la pioggia che picchiettava sulla finestra, hai aumentato il coraggio. Ah, ma scusami, non... Mi stai dicendo che se leggo un libro... E a più di un capitolo e piove, ottengo comunque quella statistica? A saperlo prima, cazzo, lo facevo subito quello del coraggio. Ovviamente loro non ci sono perché piove, Yumi non c'è, gli altri non ci sono, Yukiko non c'è. Sono delle giornate un po' strane. Studiato in biblioteca, dentro la TV, mangiato da Aya, distribuito ai gachapon. Niente, Aya al momento è la più quotata, giustamente, anche aggiungo io. Per 3000 yen ottieni... Un aumento di buona parte delle statistiche. Cioè, lo capisco anche io perché sceglierlo. Anche se effettivamente stiamo sprecando un bel po' di soldi, ma se non lo facciamo adesso, non vedo quando farlo. Vediamo. Cosa aumentiamo? Comprensione, conoscenza, coraggio. Ma non abbastanza per aumentarne neanche uno. Mannaggia. Oh, e ora le presie del tempo. Insomma, questa è la deadline di Kanji se non l'hai ancora salvato. Il canale di mezzanotte, oh no. No, non posso uscire. Fancuore. Oh, va bene. Io volevo leggere. Dannazione. È mezzanotte. E sta piovendo. La nebbia è arrivata. Non compare nessuno nel canale di mezzanotte. Kanji è salvo, per cui il piano del killer dovrebbe essere stato sventato, almeno questa volta. Con che semplicità, poi. Intanto nell'area commerciale avvolto dalla nebbia. Di nuovo. Cazzo. Ed è una domenica di sole. Chi mi chiama? Oggi non c'è scuola. Non puoi fare altro che attendere la guarigione di Kanji. Cosa potresti fare oggi? Strano. Di non aver comprato niente dalla tendivendita di questa settimana, magari dovresti guardarla. Ma non è vero. O meglio, io non ho capito, e magari è colpa mia, se ogni giorno c'era qualcosa a questo punto. Vediamola. Quale programma vuoi vedere? Senti la canzoncina allegro del Contagiosa. In TV solo con te, ecco che arriva Tanaka. Un saluto a tutti e benvenuti ai Grandi Affari di Tanaka.
esaudiamo i tuoi desideri. Questi sono i grandi affari di Tanaka, una televendita con spedizione rapida sempre in diretta per voi. Soddisfazione garantita a prezzi convenienti. E ora vediamo i prodotti disponibili per questi 3 giorni. Solo per voi un Fundoshi Ginji. Allaccia con forza per uno scoppio di vitalità. Che meraviglia, non credo ai miei occhi. Ma non finisce qui, ci aggiungiamo anche Fundoshi Ginji per 2, il tutto a soli 11.800 yen. Oggi abbiamo anche un'altra spettacolare offerta per voi. Trota di Inaba. Beh, oddio. Una combinazione di pesce fresco. Inoltre aggiungerò anche 2 salmoni ambrati, il tutto al prezzo ridicolo di 2.980 yen. Visto la popolarità di questi prodotti, l'acquisto è limitato per un cliente solo. Cosa vorreste acquistare? Non è che ci sia molto da scegliere, prenderei il giubbino. Hai acquistato il pacchetto Fundoshi Ginji. Scusa un secondo, ma c'era scritto che comprende a Fundoshi Ginji per 2 poi. Però era un errore, perché per 2 è cibo snellente. Vabbè, ma da domenica prossima avrete altri 3 giorni di comprare offerte. Vediamo, perché io poi non ho più guardato, ma perché pensavo fosse la stessa offerta di questa giornata. Per quello che non ho più controllato. Io esco, patata. Gli ortaggi manca solo un giorno. Se stasera non ci dicono niente, li prendiamo. Oh, c'è Cie, c'è Marie. Sperando che Marie, a questo giro sia disponibile. Sembra che Marie voglia uscire. Ameno Uzume si rafforzerà presto. E dai, passare la giornata con Marie? Sì. Iko? Sì, andiamo. Marie sembra felice, stavolta voglio andare alla grande città. Ho sentito che ci sono un sacco di cose da fare, perciò accompagnami. La cosa più vicina a una grande città nei pressi di Inaba è Okina. Ha deciso di accompagnare Marie a Okina. Ma non c'è modo di uscire da Inaba? Cioè, a parte questi eventi qua, di fronte alla stazione di Okina. Hai portato Marie in treno per soddisfare la sua curiosità. Dunque questa è la città? È un posto curioso, ampio, ma anche stretto. È grigio e pieno di linee squadrate. Ehi, cosa si fa in una città? Si viene qui a spassarsela. C'è un micio. Ah, e tu te la spassi molto. Allora devi essere un Don Giovanni. Allora è per questo che vieni a trovarmi solo una volta ogni tanto, eh? Fai schifo, ti odio, sfigato. Perché non mi pensi mai, eh? Sono sempre lì, ferma ad aspettare. Ciccia, è colpa tua, sappilo. Marie, mette il broncio. Non è colpa mia, sei tu che ci metti una vita. Star-kun. Oh, c'è anche Marie-chan. Ciao, è una tua amica? Ah, giusto, voi due non vi siete ancora incontrate? Lei è Marie-chan, abbiamo pranzato insieme una volta. Ah, ecco, lei è Yukiko Amagi, è una nostra amica. Amica. Se è una persona che conosci tu, allora non deve essere di queste parti, giusto? Vieni anche tu dalla grande metropoli. Ah, ho capito, è per questo che siete qui a Okina, eh? Non c'è mai niente da fare dove viviamo noi, eh? Già, è vero. Detto questo, ci mi sa che c'è... Mettiamola in lore. Ci ha visto uscire con Marie, ha pensato, dove vanno questi due? Perché era lì accanto, ci ha spiato lei. Ha detto, andiamo a seguirli. Ha visto Yukiko, ha detto, tu, vieni con me, andiamo a fare un giro in città. È lore tutta questa, eh? E oggi una è in rosso. Che ci fanno qui la verde e la rossa? La verde e la rossa? Verde e rossa? Ah, anche l'ultima volta che ci siamo visti ero vestita di verde, eh? Non ti sta male, anzi stai bene con quel colore. Oh, grazie, non pensavo fosse un complimento. È una ragazza gentile, su questo non c'è dubbio. La ragazza rossa però è tutta in rosso. La ragazza verde indossa le stesse cose tutte le volte. In diretta come sempre. Però ha ragione. No, non è quello che intendevo, è solo che è uno spreco. Gli uomini possono cambiarsi d'abito, giusto? Dovreste provare altri colori. Dici, di solito non sono io a scegliere i miei vestiti. Hai ragione, stavamo giusto andando a comprare qualcosa di nuovo. Perché non vieni con noi, Star-kun? Vieni anche tu, Marie-chan. Cie, magari hanno già dei programmi. Non puoi aspettarti che ci seguano così su 2 piedi. Solo se anche a te va bene. Eh? Per me non c'è problema. Perfetto, allora andiamo. Oh no, mi portano via, aiuto. Oh. Wow, stazione di Okina, Crocofur. Mamma mia, che posto. Cie e Yukiko si stanno divertendo a cercare dei vestiti. Ehi, che te ne pare di questa camicetta? È di un bel colore, secondo te?
ti mostra una camicia verde. Niente male. Però è verde. Oh? Ehi, hai ragione. Perché mi ostino a comprare abiti di colore verde? Mari-chan, qual è il tuo colore preferito? Aspetta, non dirmelo. È il blu, vero? In realtà non ne ho uno. Che ne pensi di questa gonna? Troppo adulta per me. Quale gonna? Non la vedo. Yukiko ti mostra una gonna di colore rosso. È un colore piuttosto appariscente. È appariscentemente rossa. Capisco, allora indossare un solo colore non va di moda. A me piace stare sul semplice. Grazie, proverò a esplorare altre possibilità. Basta con le cose semplici. Oh, ok, beh... Oddio. E queste non sembrano perfette per me. Verde di nuovo? Ne. E questo abbassa la semplicità. È un po' troppo colorato, mi manda in confusione. Carina questa gonna, starebbe bene con questa. Ma è ancora verde, cazzo. Scegli una camicetta gialla con una gonna blu. Almeno non è verde. Aspetta però, giallo e blu insieme fanno verde, giusto? Oh cacchio. Oh, hai ragione, magari il mio è una specie di istinto. Vuoi dire che non lo fai apposta? Oh. Sono contento però che Mari... Che bello che ci sono gatti ovunque. Sia uscita con tutte quante. Chi e Yukiko hanno finito di fare acquisti e sono tornate alla stazione insieme a voi. Oh. Ah. Perché era esaurita solo la roba della mia taglia? Non possiamo farci niente, ci toccherà tornare un'altra volta. Magari avranno rifatto l'inventario. Perché non ci andiamo tutti assieme allora? Noi quattro. Ma certo. Non di... Anche io? Perché? Huh? Come perché? Perché siamo amici, no? Su, amici? Davvero? E da quando? Aspetta, tu non ti sei divertita? Ti ho infastidita oggi. E anche l'altra volta. No, non mi ha infastidito. Chiedevo soltanto perché avessi usato la parola amici. Cosa significa diventare amici? Mari ha alcuni interrogativi. Beh, non saprei in realtà. Il significato dell'amicizia è... Allora, lo scoprirai quando avrai un amico. Sembra che noi non siamo suoi amici. Un significato ce l'ha. Sì, credo anch'io che abbia un significato. Ci sono cose che non si possono fare da soli, ma soltanto in compagnia. Come oggi, per esempio, ci ha aiutato a scegliere dei vestiti. Oh, non capisco. Dopotutto... Quasi dimenticavo, dovevo prendere un DVD. Sbrighiamoci o andrà a ruba. È un film di Kung Fu, vero? Dubito che andrà a ruba. Basta chiacchiere, forza gente, diamoci una mossa. Vabbè. Anch'io. Sbrighiamoci. Non capisco. Non che io non voglia venire comunque. Mari non sembra contraria all'idea, solo perplessa. Ma no. Ehi, quelle due sono evocatrici di persona, è giusto? Stanno cercando la verità insieme a te, eh? È una cosa che non puoi fare da solo, ma solo in compagnia. Perché siete amici. Sembra che Mari stia riflettendo sulle parole di Yukiko. Senti comprendere Mari un po' meglio ora. Eh sì, mi sa che mi servivano giusto un po' di punti in più e quindi aver estratto il bigliettino ha fatto il suo dovere. Ehi voi due, presto, muoversi! Va bene. E c'è ancora il protagonista di Future Diary. Dopo aver fatto il giro per Okina tutti insieme, hai riaccompagnato Maria alla stanza di velluto. Oh. Io però vorrei... Cacchio. Bentornato. Ehi, Adachi. Allora, calmi tutti. Vediamo un attimo cosa c'è stasera. Comprensione, no, grazie. Se era il coraggio, ti dicevo di sì. E se non c'era Adachi, ti dicevo vado a leggere il libro. Ehi, Adachi. Ah. Oh, sei tu. Ottimo. Uno studente che si gode la vita notturna. Il lavoro mi ha distrutto. Ho parlato di nuovo con quella vecchia. Che fame. Sembra che Adachi non abbia ancora cenato. Visto che possiedi Take, si rafforzerà presto. Vuoi cenare assieme? Invita Adachi a cena. Eh? Che cosa? Oh, ne abbiamo parlato l'altro giorno. Sì, perché no? So che in cucina te la cavi. Ti dirigi a casa Dojima con Adachi. Casa Dojima, nel soggiorno. Hai invitato Adachi a cena.
Oddio, Nanako. Amicio. Fratellone, le patate sono ancora dure. Oggi ce l'ho stufato. Sfumato? Ah, volevi dire stufato? Sì, l'ho sfumato. L'ho stufato. Ce l'hai fatta? Ti piace lo stufato, Adachi-san? Sì, abbastanza. Abbastanza? Sì, cioè, mi piace. È un pezzo che non lo mangio. Allora, cucini tu tutte le volte? Scommetto che Dojima-san ti ripeterà di continuo che sei in grado di aiutare. No, non me lo dice mai. Lo sapevo, probabilmente si vergogna a dirlo. Adachi sorride, anche perché non fa neanche complimenti a lui, quindi. So che tornerai a casa in primavera. Scommetto che Dojima-san si metterà a piangere. Oh. Nanako abbassa lo sguardo con aria sconsolata. Oh, scusa, manca ancora molto tempo. Sì. Ehi, Nanako, conosci questo trucco? Adachi tira fuori una moneta a 500 yen. Osserva attentamente. Adachi stringe la moneta. Stai guardando? La moneta a 500 yen è scomparsa. Cosa? Come? Perché? Di nuovo, fallo di nuovo. Nah, adesso te lo mostro uno ancora migliore. Guarda la tasca del tuo fratellone. La moneta a 500 yen si trova nella tua tasca. Wow, sei il migliore, Adachi-san. Sorprendente, bravo. Per me non è difficile, sono piuttosto bravo a usare le mani. Suona molto male. Adachi sembra sollevato nel vedere Nanako sorridere di nuovo. Magari avrei dovuto fare il mago. Almeno ora non mi ritroverei a... Ma immagino che non esista nulla di meglio di un impiego statale. Non posso mica guadagnarmi da vivere lavorando con le mani. Adachi scrolla le spalle. Senti di conoscere Adachi un po' meglio ora. Però quello zero così non mi convince per nulla. L'affinità è salita a livello 4, giullare è migliorato. Che profumino, mi sa che lo stufato è pronto. Ha detto sfumato. Si dice stufato. Sformato? Sfumato. Sbagliato. No, e invece era giusto. Oh no, avete passato una piacevole serata assieme. Oddio. Eccolo! Ehi là! Ma come mai questa gentilezza? Beh, in realtà scusami. Nessuno avrebbe mai detto che tu sei più piccolo di noi. Mai. Oddio, in realtà un pochino, ma no. Esatto, dici cosa è successo. Però? Come fa a essere più piccolo di noi? Non sembra mai. Ehi, non giudicarmi. E non c'è nulla di male. Ti sei calmato ora? Bravissimo, sei cresciuto. E questo cosa c'entra, scusami? Ok. E quindi? Che c'è di male? Yappa bimyou ni omou yatsu mo iru mitai de. Onna ni a ibirareru. Kinjo wa mezurashigaru de.
Non posso dargli torto su questo. La gente fa schifo molto spesso. Cioè, è come se un figlio di un pasticcere, anche se minimamente, non sapesse come mettere delle mani in pasta. È vero, molti figli, guarda Yukiko, non vogliono seguire le orme dei genitori, ma in ogni caso una minima di quello che i genitori hanno fatto lo sanno. Che poi non lo replichino pari pari un altro conto. Lo ripeto, io sono più per dei ragazzi che decidono di scegliere la loro strada che essere obbligati a scegliere per forza quella che i genitori gli hanno imposto, o scegliere per forza la strada dei genitori perché quella è basta. Abbiamo visto. No, non è vero. Stai facendo la persona da persona matura. Ci fa piacere. Ora hai degli amici. Bravo, hai anche attivato la tua persona. Yamero. E se la ridono. Ovvero quando sei stato rapito. Come quello che hai visto tu, vero? E se non fossero rapiti? O meglio, Yukiko ha detto che lei è stata portata via direttamente all'entrata. E lei potrebbe essere plausibile, perché è leggera, piccolina, facile da trasportare. Ma un ragazzo come lui sarebbe difficile, e ha detto che era in casa sua. E se il killer barra rapitore entrasse nella casa della gente dal loro televisore, sapesse quale uscita porta dove? Potrebbe essere. Certo. State giocando per gli investigatori. Un po' più complessa di così. Beh, sì, hai una persona. Certo che sì. Azas! Tatsumi Kanji, senpai rano tame ni mo. E questo aumenta il rango del gruppo ora. Bendo mite yatte hoshii ssu. Bravo. Kanji Tatsumi è unito al gruppo, sarà importante risorsa nella risoluzione del caso. Eh già. E il matto sale di livello. L'affinità sociale è livello 4, matto è migliorato. Già. Festeggiamo? Di già. No, ti prego. No, dai, non voglio andare nel mondo della TV, per favore. Anche Chie non scherza, eh. Cristo. Cighe! Televide nascite neo! Mamma mia. Kanji kun mo jibun no ashi de mukou ni haitte miria wakaru tte. Kedo
犯人の手口、ユキコの時と同じだったね。Oddio, qualcosa era diverso. Lei l'ha visto all'entrata di casa. 怖いね。つうかさ、例のテレビ、最近結構面白くね。次に出んの誰とか気になるな。俺前から次は絶対あいつって思ってたんだよ。名前なんだっけ？1年の暴走族上がりの。わお、けストロンツィ。次は誰と思ったって？そいつは多分辰巳幹事って名前だな。Esatto, pestali, per favore. ちなみに族上がりじゃなくて、族を潰した方だけどな。誰だてめえら。Bravi, andate via, deficienti. だよ、つまんねえな。やりきれないね。殺人事件との絡みとかよく知らないで言ってんのかもだけど、同じ学校のように。Esatto. Pezzi di merda. とか自分は大丈夫だとか観客気分なんだろう。次に誰が狙われるか分かんなくなってきたってのによ。Per adesso no, è troppo presto. 被害者は女性っていう共通点は崩れちゃったね。もう一個の読みはなんだっけ。山のアナの事件と関係ある人が狙われる。E non penso che lui c'entri qualcosa. これも外れ？山のアナと直接関わったのは本当はどっちも母親のはずだし。Sì, ma non è quello. 微妙に説明つかない。Non è quello il punto. なんだ先輩ら、手がかりなしっすか？じゃあここらで俺がすんげーの出しちまうぜ。Sentiamo? なんだそれ？Cos'è? 今日俺が復帰したら、なんか目障りなのがちょろちょろいたんすよ。先輩や俺が行方くらましたこと、面白半分に嗅ぎ回ってやがったんで、没収してやったんす。ま、書いてある意味はよくわかんねんすけど。わかんないんじゃん。Grazie. Vabbè. Prendi il pezzo di carta di Kanji. Ci sono diverse liste. Quale legge ad alta voce? Album Menka, gradimento presentatrici, lista dei programmi TV. Lista dei programmi? Mayumi Yamano, Saki Konishi. Nanda kono hizuke? 4月11日? Ah, 遺体が発見された日。わあ、そっか。始業式の日だったから12日か。11日はその前の日だけど。小西先輩の遺体が出たのは15日だ。忘れらんない日だから。ええ、微妙に何の日かわかんねえぞ。てか、テレビ報道番組表ってどういう意味だ？Bella domanda。石崎、4月13日ってなんだ？え、quando è comparso in TV？そっか。ああ、多分間違いない。ああ、それ私も見た。第一発見者ってインタビューされてたやつ。え、esatto。じゃあ。山野真由美、4月11日っていうのも、山野さんがテレビの報道に出た日。え、その tutti i giorni in cui tutti finiscono in TV? あた、私覚えてる。ちょうどその時、フリー報道あった。え、esatto、hanno intervistato anche lei。おい、待てよ。天城も確か、インタビューされたよな。あのインタビュー流れたの。esatto。あ、確か、学校休んでた間。土手であなたに会った日。ほら、私は服で。Esatto, sì. 買い出しに行った日だから、4月15日。私が事件に遭ったの、確かそのすぐ後。Il 15 o il 16, non mi ricordo. お前の出た例の特番は？ああ、あれっすか。あのおかげでお袋マジ切れしてひでえ目に。いいから。日にちまで覚えてねえんすけど、先輩らと会うちょい前っすよ。間違いない。全員いなくなる前に。Esatto。Però ci è no。Vabbè、ci è entrata con noi。じゃあ、犯人の狙ってるのって、テレビで取り上げられた人？事件のニュースにばっかり目が行ってて、全然気づかなかった。Non può essere certo una coincidenza。考えてみれば。天城の件で失敗したのに、やり直さないで狙いを幹事に移した。Beh, perché avrebbe dovuto? テレビ報道っていう犯人なりのルールがあるって考えれば、esatto. 一応うなずける。そっか、そうだよね。
Non avrebbe avuto senso farlo ormai. Era salva, non c'era motivo di rapirla di nuovo. Solo loro, Kanji non c'entra niente, anche se la madre, però vabbè. Ma Non sei scemo, hai fatto un sacco di ragionamenti intelligenti. Esatto, mica sei scemo, anzi. Avete tutto il mio rispetto. Meno male. Non era così facile, dovevamo aspettare che apparivi in TV, ragazzo. Ma con da che va catteria. Non ce la faremo. Non lo beccheremo prima almeno di altri 2-3 dungeon. Esatto. Anche perché non potremmo vedere la TV. Cos'è quella faccia, ragazzo? Dio mio. Ma sì, dai. Proprio dritta, precisa. Niente. Non prendi più niente. Di questo affare. Me lo chiedo da tempo. Vieni qui e fatti accarezzare. Non voglio. Ah, ところで、 Beh, non in quel modo, però sì. Porca troia! Oddio. Ahoda, coitra. Che cosa sono? Occhiali. No, ti prego, quelli col naso. No, dai, ti prego. Dio mio. Dio mio. Prenditela con lei. E ha preso l'altro paio di occhiali che Teddy aveva in mano, che sono gli stessi. Come se la ride sta infame. Sono tutte e due ragazze carinissime.
実は好きね、それ苦しい。プシューン。こっちが本物クマ。やっと渡せたクマね。いらねえもんならスペア作ってんじゃねえよ。くそー、てめえら、いつか絶対やってやっから。ti stanno bene però quegli occhiali. Mi piace che tutti abbiano un paio di occhiali diversi fra di loro. Dopo scuola, sera. Dimmi che posso uscire, per favore, o leggere, o fare qualcosa. Oh, okay. È tornato. Oggi posso prendere le piantine. Oh, giusto, è quasi ora del raccolto, eh. Va bene, ti darò una mano. Ah, oh, voglio raccoglierle anch'io. Dai che aumentiamo l'amicizia, forza. Sembrano buone, sul serio, è un gran bel raccolto. Le verdure sono pronte, raccogliamole, fratellone. Io sto ancora facendo... Belle verdure, sto ancora facendo i pomodori, ma... A questo giro quasi quasi, esatto, cambiamo le verdure con altre. Fai i daikon. Dore? Beh, piantate i germogli, eh. Era da un po' che non facevo una cosa simile. Hai piantato la piantina di daikon. Sono simile. È emozionante vederle crescere. Ah, spero che ne crescano un sacco. Eh già. Detto ciò, non ci rimane molto.